Diamo un buongiorno e un benvenuto a tutti i presenti e un saluto a chi ci osserva da casa o da lontano comunque. Siamo in ritardo, ci scusiamo di questo e vorrei subito passare la parola ad Alessandra Valentinelli che ci ospita qui in questa bella sala ovale del Parco delle Energie. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Valentinelli, il mio sarà un breve benvenuto, siamo molto contenti come Forum del Parco delle Energie ex NIA di ospitarvi in questa sala. So che l'organizzazione è stata disagevole, anche oggi ci saranno delle cose forse un po' controintuitive, ma so che alla fine ci perdonerete, questo spazio è uno spazio aperto ai soggetti della città, ha dato voce a molti gruppi, organizzazioni che altrimenti non l'avrebbero avuta e alcune, come dire, regole che appunto sembrano strane, alla fine però ci hanno permesso di continuare a fare questo tipo di iniziative negli ultimi 20 anni e crediamo che questo sia un contributo che arricchisce la città, ma so che parlo a persone in grado di capire perfettamente dove siamo. Volevo, come dire, in realtà come forum siamo molto felici di ospitarvi. Con Salviamo il Paesaggio abbiamo una lunga frequentazione, ci ha appoggiato in tante vertenze, siamo felici di avere anche l'opportunità di conoscere nuove associazioni e nuove persone, siamo sicuri, certi che ci uniscono due grandi questioni di questa città che sono quelle del consumo di suolo e della salvaguardia della biodiversità. Roma si racconta come il comune agricolo d'Europa, in realtà noi oggi sappiamo che il 50% del suolo comunale è stato consumato. La nuova urbanizzazione è avvenuta in forma molto frammentata e poco densa e quindi le campagne che sono attorno a Roma fanno sempre più fatica a svolgere quelli che sono i servizi ecosistemici o, diciamo così, la multifunzionalità che la campagna potrebbe e dovrebbe svolgere. E questo approccio alla biodiversità, che sono certa condividete, avete lavorato sul regolamento del verde, lavorate ancora sul patrimonio degli alberi che sono in qualche modo il fulcro di questo capitale di biodiversità, ci impongono di avere un diverso punto di vista. La SNIA è un po' in questo snodo, diciamo così, culturale di un nuovo fronte di difesa dei processi che strutturano la biodiversità e non tanto di conservazione di quelli che potrebbero essere l'equivalente dei monumenti storici di pregio. E processi che diventano dei servizi ecosistemici e che a fronte del cambiamento climatico che tutti vediamo in questi giorni, lo vediamo in Romagna, ma lo vediamo anche nei nostri cieli di maggio, è sicuramente un tema che ci impone un diverso punto di vista. Molti di voi sanno esattamente dove si trovano. Io ve lo racconto brevemente, che così, come dire, chiarisce in qualche modo quali sono per noi le questioni aperte appunto sulla tutela della biodiversità e il consumo di suolo. Questo parco è un pezzo di una vecchia area che era la fabbrica della SNIA Viscosa. Questo edificio erano gli asili dei dormitori della fabbrica. La fabbrica si trova giù,
la zona dei ruderi, che è ancora privata, si entra da Largo Preneste, tendenzialmente non si entra appunto perché è privata, e dietro la fabbrica dove nel 92 l'attuale proprietario ha cercato di costruire un centro commerciale che poi si è rivelato abusivo, scavando è venuto fuori un lago. Dopo lunghe battaglie, lunghe vertenze, rischi di retrocessione della zona espropriata del lago, nel 2013 siamo riusciti ad aprire al pubblico l'area del lago. Se siete curiosi potete entrarci da via di Portonaccio. E nel 2020 abbiamo ottenuto una modifica della legge regionale di istituzione dei monumenti naturali, che riconoscesse appunto non solo i monumenti, cioè gli elementi di pregio da conservare, ma anche l'importanza dei processi, e siamo riusciti a far istituire il monumento naturale sull'area del lago. Quello che nel 2020 non abbiamo ottenuto è che questo monumento fosse ampliato anche alla zona dei ruderi, che è invece uno dei due elementi portanti della biodiversità del lago, perché da una parte c'è l'acqua, c'è il versante che ci divide, che è una specie di forra, e i ruderi che vengono utilizzati da una importante fauna nidificante di uccelli e di insetti come le rupi calcaree del Lazio. Per cui questi tre elementi sono quelli che supportano la biodiversità. L'area dei ruderi era privata, la regione, l'avrete visto, nel 22 si è tirata indietro, il monumento naturale per il momento è sospeso, e quello che noi crediamo è che sia che avrà una chiusura non positiva, perché nel frattempo il Comune di Roma ha rilasciato un permesso per costruire nei ruderi un polo logistico, cioè un punto di scambio merci. Sono 40.000 metri quadri, vuol dire che saranno 400-500 mezzi al giorno che vanno e vengono a Largo Preneste a portare via merci. Allora, noi è chiaro, no, quale sia il problema di questo polo logistico adiacente a un monumento naturale. Noi abbiamo fatto ricorso, sono certa che questi sono temi di cui dibatterete anche voi oggi. C'è un problema rispetto al piano regolatore, perché il piano li prevedeva verdi e servizi e non certo un polo logistico privato. Ci sono problemi rispetto alla storia della fabbrica. Quella fabbrica era stata riconosciuta nel patrimonio comunale dell'archeologia industriale per destinazioni pubbliche. Per quanto possa essere risanato nei suoi edifici, la destinazione non è sicuramente pubblica. C'è un problema degli impatti che questa funzione si porta dietro e che non sono stati verificati. Credo che queste tre cose siano abbastanza una sintesi, se non addirittura un simbolo, dei temi che da un altro punto di vista tratterete anche voi oggi, rispetto al patrimonio pubblico di questa città, che è in gran parte un patrimonio ambientale, ai rapporti che si possono avere, che si dovrebbero avere con questa amministrazione, e, come dire, alle strategie che si vorrebbero vedere in campo. Chiudo con un po' di appuntamenti, se vorrete tornare. Domani abbiamo sia l'archivio della SNIA, che è ospitato in questo edificio, la porta in fianco, aperto nell'ambito di Open House dalle 11, se volete venire a vedere, ci sono delle cose straordinarie. Saremo giù al lago per una visita, anche quella dalle 11, se volete venire a curiosare. Il 22, qui, se piove, giù al lago, se è bel tempo, faremo una conferenza stampa sul ricorso che abbiamo fatto contro questo permesso. E il 5 andremo in Campidoglio con una specie di manifestazione con le scuole e i gruppi che ci appoggiano in questi mesi. Andremo in Campidoglio a portare una lettera aperta a Gualtieri, perché nel ricorso si schieri a fianco della comunità. Io della comunità, insomma, della città invece che della proprietà privata. Io non posso che ringraziarvi di questa vostra presenza,
e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a tutti. Alessandra, grazie. Grazie dell'ospitalità. Ti vorrei consegnare questa cosa. Alessandra, è un calendario degli alberi monumentali d'Italia. Per la SNIA, per voi, per il vostro lavoro. Grazie del registro degli alberi monumentali insieme a noi. Bene, la presentazione che quest'oggi avevo pensato, breve, con la quale pensavo di introdurre l'incontro di oggi, la rimandiamo al momento successivo in cui inizierà l'Assemblea, perché abbiamo due ospiti, due prestigiosi esperti che aspettano il collegamento per parlare del tema fondamentale di oggi, che è la cura del verde e come dovrebbe essere gestito. E per noi la cura del verde passa attraverso l'applicazione del regolamento del verde che Roma Capitale dovrebbe applicare a partire ormai da 2 anni a questa parte e che invece non sta applicando coerentemente. Quindi se la regia ci dà il via libera, noi chiediamo il collegamento con il primo dei nostri ospiti, che è il professor Daniele Zanzi, che è un notissimo esperto agronomo, soprattutto dei temi di oggi e quindi di come va impostata la gestione del verde urbano. Appena la regia ci rimanda il tutto. Per chi non lo conosce, Daniele Zanzi ha introdotto e divulgato i principi delle corrette cure da prestarsi agli alberi e agli spazi verdi. Hanno introdotto in Italia l'impiego della tecnica del tree climbing, che oggi diciamo è una delle tecniche più utilizzate, l'arrampicata in pianta, e sono stati pionieri della tomografia, che appunto serve a valutare anche lo stato delle piante in maniera non invasiva, perché una volta le bucavano, facevano cose poco consone per il benessere della pianta. Ecco, in pratica questo signore è anche una persona estremamente appassionata che divulga in maniera costante quello che riguarda il benessere delle piante e come noi lo dobbiamo anche interpretare. Purtroppo ancora oggi le piante sono considerate cose che sporcano, che purtroppo che impicciano. Noi sappiamo bene che non è così, disturbano i marciapiedi. Mentre attendiamo che si ristabilisca il collegamento con il nostro esperto, posso già introdurre qualche argomento che avrei desiderato presentare se ci fossimo mossi con un po' di anticipo. Questa cura passa attraverso, ho detto, l'applicazione del regolamento del verde. Ebbene, il regolamento del verde ha già 2 anni di vita e prevedeva una serie di impegni da parte dell'amministrazione comunale, la gran parte dei quali purtroppo sono disattesi, e non mi riferisco tanto al concetto di cura degli alberi, per esempio, che è stato interpretato come semplice potatura, quando non addirittura la capitozzatura, ma tutte quelle azioni che devono essere compiute affinché vengano mantenute sane le piante senza bisogno di interventi drastici e d'emergenza. Non è solo quello la manchevolezza della nostra amministrazione, perché se voi andate sul sito dell'ACOS, l'agenzia che controlla
la qualità dei servizi, la stessa agenzia ha pubblicato alla voce Verde e Parchi una abbondante pagina di adempimenti che il Comune non ha rispettato in questi due anni. Uno fondamentale è rappresentato dalla tabella delle sanzioni, cioè si è stabilito di applicare un regolamento, però se c'è un cittadino che rovina un albero, il suo apparato radicale e compie dei danni a questa proprietà pubblica, non può essere sanzionato perché il regolamento ha previsto la tabella dei livelli delle sanzioni, ma questa tabella ancora non è stata approvata dalla nostra giunta e naturalmente non pubblicata sul sito istituzionale come prevede il regolamento stesso. Questo è un adempimento fondamentale che non è stato attuato. Ci sono altri compiti che l'amministrazione si è data. Dicevo delle mancate applicazioni del regolamento del verde, il secondo delle quali è rappresentato dall'istituzione della consulta del verde. La consulta del verde è quell'organismo che dovrebbe mettere direttamente a confronto i rappresentanti dei cittadini, cioè delle associazioni, con il contributo dei tecnici, agronomi, agrotecnici, esperti di vario ordine, naturalisti, archeologi, architetti e così via, con l'amministrazione per capire quello che si intende fare con il nostro patrimonio verde e capire lo sviluppo che la città si deve dare a questo proposito. Questo organismo, previsto all'articolo 4,3 del regolamento del verde, ancora è di là da essere applicato. Abbiamo presentato e discusso in Commissione Ambiente già due volte il testo, una proposta di testo di questo regolamento. Sono passati due anni e ancora non si valuta l'urgenza di dar vita a questo organismo fondamentale di confronto, perché è presente, sarà presente, questo è nei propositi, anche a livello municipale. Ci sono già dei municipi che si sono attrezzati a questo proposito, pochi a dir la verità, ma gli stessi municipi attraverso le loro consulte del verde manderanno i loro rappresentanti nella consulta del verde capitolino, dove ci sarà il quadro d'unione dell'intero problema della cura del verde, degli interventi che devono essere praticati e delle previsioni progettuali per lo sviluppo di altri territori. Questo è quanto dovrà fare la consulta del verde. Ora il tutto è a livello di attesa e di promessa. Il Comune ha, voi lo avrete saputo, soltanto due settimane or sono, il 6 di maggio, ha proclamato la giornata della cura della città, Roma cura Roma, e è apparso sul sito capitolino una pagina di commento a questa iniziativa che è stata ritenuta un successo. 15.000 persone, in gran parte associazioni ambientaliste della città, si sono date appuntamento quel sabato per intervenire e fare quello che era possibile in quella giornata per aiutare Roma ad essere più pulita, le aree verdi un po' più curate nei limiti appunto della giornata e delle capacità di intervento di questi cittadini. 15.000 persone sono un buon numero, e quindi c'è stata questa pagina di compiacimento
pubblicata, la potete ancora rintracciare sul sito di Roma Capitale. Non sono tantissimi, 15.000, a guardare i nostri 3 milioni di abitanti di Roma sono lo 0,5% soltanto dei cittadini. La cura della città dovrebbe riguardare l'intera compagine cittadina, i 3 milioni. Però è un buon proposito, è un buon inizio, ma l'amministrazione che cosa fa concretamente per curare Roma? Questo è l'altro problema che ci si pone a questo riguardo, perché il sindaco Gualtieri e l'assessora Alfonsi nel mese di marzo ha presentato, anche qui con un notevole compiacimento, lo sforzo che dice sta compiendo per avviare proficuamente i nuovi bandi. Aspetti, viva Roma, viva gli alberi, mi sembra. Benissimo. Professore, prego, a lei immediatamente la parola, ha aspettato anche troppo. Grazie. Ma quale? Quale dei due? Io o Giovanni Morelli? Abbiamo in comune la stessa capigliatura, sembrerebbe. E quindi, cioè, mi dite voi. Inizio io? Buongiorno a tutti in questa piovosa giornata anche qua a Varese. Io innanzitutto mi devo congratulare con le persone presenti, con voi che avete organizzato qualcosa di questo tipo. A onor del vero è un fiorire come funghi di iniziative di questo genere. Se iniziative di questo genere fioriscono, cioè di cittadini, con l'appoggio anche di tecnici, e dopo vedremo anche cosa i tecnici possono fare o cosa hanno fatto di sbagliato per non comunicare un giusto messaggio a tutti, anche ai politici. Se iniziative sorgono un po' in tutta Italia, da Palermo a Bolzano, di cittadini, di persone che dicono Houston, noi abbiamo un problema di alberi, evidentemente c'è qualcosa che non va. Non possono essere tutti pazzi ambientalisti scatenati che pensano che gli alberi abbiano un'anima, che parlino e via dicendo. Evidentemente c'è un serio, serissimo problema. Io lo vado denunciando ormai da anni, tirandomi dietro anche le ira di una categoria dalla quale io molte volte mi sono dissociato, perché non trovo giusto e corretto che certe cose vengano anche avvallate da tecnici. Io alle spalle penso un'esperienza lunga, ahimè, ormai sono settantenne e ho più di 40 anni di confronto con gli alberi. E devo dire la verità che il nostro approccio, il mio approccio negli alberi in questi 40 anni è molto cambiato. È molto cambiato. Adesso io vorrei condividere con voi qualcosa. L'organizzazione ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Come mai? Non riesco a capire come mai non riesco a... Mi avete disabilitato la funzione. Allora, io penso che iniziative come quelle che voi state facendo qui a Roma siano un seme che deve germogliare molto velocemente. Penso che sia tempo che tra tecnici e persone che amino il verde sia tempo di mettere dei punti. Vedete, c'è incomprensione in giro tra politici, cittadini, tecnici. Io sono un tecnico, ma sono un fruitore del verde e sono come voi. E le persone che fruiscono il verde devono avere voce in capitolo, ognuno chiaramente con le proprie competenze e nella cognizione della limitatezza delle cognizioni tecniche che ognuno ha.
Io ho individuato alla base di questi fraintendimenti una non perfetta conoscenza, anzi una scarsità, un'ignoranza nel senso latino del termine, di non conoscenza di cosa sia un albero. Io, ahimè, ho servito anche la mia città Varese come vice sindaco per un quinquennio e chiaramente, dato la mia anima verde, ho dato l'anima per cercare di modificare questo, ma vedete, non è semplice perché a tutti i livelli, anche a quei livelli che culturalmente si presuppone siano capaci di recepire discorsi tecnici, quindi di sindaci magari, con in mano lauree scientifiche o umanistiche, in realtà sono pervasi anch'essi da falsi miti. Ovvero sia, pensano e ritengono che l'albero sia un fastidio in città. Adesso vediamo se riusciamo a condividere con lo schermo. Vediamo, schermo, 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 schermo. Dov'è che è? Avanti. Condividi. Scusate, ma non riesco. Posso, i partecipanti ora possono vedere. Il tuo schermo lo vedete? Ma no, scusate. Scusate. Sì, lo vediamo. Lo vedete, ma io non lo vedo. Non lo vedo, scusate. Metti nuova condivisione. Non lo vedo, scusate. Sì, noi vi vediamo tutti e due, però non vediamo lo schermo grande, però Non vedete lo comunque schermo, non vedete lo sì, schermo, però vi aspetta. vediamo nelle finestre. Sì, guardi, lo schermo lo vediamo, deve configurare la sua interfaccia per vedere, in modo da vederla anche lei, perché lei probabilmente ora non la sta guardando. Adesso c'è il motore di ricerca di Google. Ecco, adesso si vede lo schermo. Sì, vedete, sì, lo vedete, sì, ok, va bene, perfetto. Lei lo vede lo schermo? Sì. Perfetto. Il titolo che voi avete dato, Emergenza Verde, mi pare che dica tutto e va a rinforzare quello che ho detto all'inizio in assenza di schermo. Mi sentite bene? Sì. Mi sentite bene? Sì. Sì, sentiamo tutto perfettamente. Sì, ok, d'accordo. Allora, andiamo un po'. Avanti, eccolo qua. Questa è una frase famosa di Alex Schigo, che è considerato il più grande ricercatore degli alberi degli ultimi 2 secoli, il quale ebbe a scrivere in un suo aforisma: una città senza alberi è morta. Qua abbiamo una città, questa è la mia città, è Varese, una pianta che domina il paesaggio, che dà oltre la bellezza, ma all'interno di questa pianta, quando si elimina o una pianta di questo tipo, ma anche una pianta qualsiasi muore, si elimina un mondo associato a questa pianta. Quindi quando si taglia una pianta in città, si elimina anche il mondo che è associato, la biodiversità che è associata a questa. Qua abbiamo, noi vediamo una città senza alberi. Qua siamo a Siviglia, vedete come il modello urbanistico di città sia una città dove lascia poco spazio, se non in alcuni punti localizzati, agli alberi.
Ma noi sappiamo, e non mi soffermo molto perché penso che questo sia dibattuto ormai ovunque, sui benefici ambientali che gli alberi danno. Qua siamo a Boston, e vedete strade trafficate, ma tutto attutito da grossi polmoni verdi, la riduzione della temperatura, l'inquinamento, il rumore e via dicendo. Questi sono dati presi dalla Società Internazionale di Arboricoltura, l'associazione che raggruppa i professionisti in tutto il mondo che si prendono cura di alberi, oltre 25.000 soci. Vi invito ad andare sui loro siti per avere informazioni più dettagliate. Questo faggio centenario assorbe in un'ora 2,5 kg di CO2, pari a circa 5,4 tonnellate di carbonio. E dove lo mette questo carbonio? Essenzialmente in lignina e cellulosa, cioè le componenti essenziali del corpo di un albero. La lignina è un polimero che contiene migliaia di atomi di carbonio composto, la cellulosa un po' meno, ma il carbonio è quello che costituisce in gran parte il corpo di un albero. Bene, questa pianta quindi ha al suo interno miliardi di atomi di carbonio che sono sottratti a cosa? All'atmosfera. Dopo ci ritornerò su questo discorso. Per far capire a certi politici come certe armi in mano vostra possono diventare degli argomenti convincenti per molti politici che stanno facendo un'operazione di greenwashing in questo ambiente, e chiaramente facendo questa operazione ottengono anche poi il voto. Quindi traspirazione dell'acqua, una pianta di questo genere, un solo albero in 100 anni intercetta 3.000 litri di acqua piovana, vedete cosa sta succedendo oggi in Emilia Romagna, il fatto di aver disboscato gli argini dei fiumi, il fatto di aver cementificato a lato dei fiumi, ha portato poi anche al disastro al quale noi ci troviamo di fronte, che viene tutto giustificato ormai come che ci volete fare, bombe d'acqua, cambiamenti climatici sono una parte del problema, ma il reale problema è quello che noi negli anni abbiamo fatto all'ambiente, non tanto in termini di aumento del calore, quanto di modificazione di quello che era la copertura vegetale. Questo è un altro discorso che si potrebbe fare, questi sono sempre dati ufficiali. La somma dei vantaggi ambientali della presenza di un albero è quantificabile in circa 110 euro all'anno. Il costo di gestione dell'albero è pari a circa 20 euro all'anno di un albero di questo tipo. Quindi se noi facciamo il delta costo-beneficio abbiamo circa 90 euro di guadagno. E guardate che molti politici, molti amministratori sentono molto questo discorso, perché voi vedete parlare di ossigeno, di CO2, di calore in città, sono tutte cose che stanno nell'aria. Con l'ambiente non si mangia come con la cultura. Traduciamolo in termini anche economici, forse qualcuno capirà. Un più 10% di superficie alberata comporta meno 2 gradi, meno 50 di rumore, meno 80 di particelle sottili, che sono la causa, questi sono dati dell'Organismo Mondiale della Sanità, di circa 400.000 decessi all'anno in Europa. Quindi si tratta della sopravvivenza nostra, io fino a qua ci sono arrivato, ma dei miei figli, dei miei nipoti, dei miei trisnipoti. Oltre a questo abbiamo benefici ambientali, abbiamo effetti sociali, riduzione del crimine, soddisfazione lavorativa, benessere psicofisico. Da noi, io qua a Varese ho un ospedale che l'hanno distrutto, era all'interno di un parco storico, per ampliarlo nel nome della sanità. Incremento del valore economico degli immobili, più circa un 6% di valore degli immobili. Uno studio presentato recentemente mi dice che americani, che un albero di 30 metri, di 80 anni e col diametro di
di 1,5 metri, accumula nel suo corpo milioni di atomi di carbonio. Il valore di sostituzione di questo albero, questi sono dati presentati a un recente congresso, quando io perdo un albero come questo, per tanti motivi, ho un bellissimo pino spinea che c'è radicato nei vostri viali, io per sostituire il valore ambientale devo mettere a dimora oltre 3.000 giovani alberi altezza 3 metri. 3.000, non 2, 3, 10, l'assessore che mi dice sì, ho tolto la pianta ma la rimpiazzo con una pianta, con 10 piante. No, non è così che si ragiona. Voi vedete, io paragono questa grossa pianta a una vecchia banca, la più vecchia banca del paese, della città di Roma, la quale ha cassetti di sicurezza e nell'arco di 200 anni dalla sua nascita, in queste cassette di sicurezza sono state accumulate un tesoro enorme, enorme. Ora il ragionamento di dire, ah, questa vecchia banca l'abbatto per fare del nuovo e metto quattro nuove banche, sì, quattro nuove banche ma con le cassette di sicurezza vuote, io devo riempirlo della storia di questa pianta che nel corso di 80 anni ha dato benefici e li accumula proprio interno. Ecco perché il discorso del valore di sostituzione è un discorso farlocco, che da tecnici dobbiamo dire no, mi spiace, non funziona così, signor sindaco. Ma voi vedete, gli alberi in città, e città è un conflitto atavico. Io 45 anni fa, quando ho iniziato, gli alberi non si consideravano, erano pezzi di legno amorfi. Gli alberi sporcano. Quante volte nella mia vita ho sentito dire da clienti, da assessori, ma anche da persone che dovrebbero avere le basi culturali per fare questo, anche da ambientalisti che si tingono di verde, in realtà è un tindersi di verde solo per scopi elettorali o di mandati elettorali. Gli alberi sporcano e ci danno tutto quello che noi abbiamo visto prima. Un eterno conflitto, gli alberi entrano nelle camere da letto e vengono quindi massacrati dalle potature perché sono state messe in modo inadeguato. Gli alberi e il panorama, questa povera quercia è stata quante volte capitozzata orrendamente per far vedere il lago, le montagne. Gli alberi entrano in conflitto con qualcosa che noi giudichiamo di valore più elevato. Gli alberi pericolosi, terrorismo psicologico. Oggi gli alberi sono pericolosi, come sarebbe come a dire crolla un albero, tutti gli alberi sono pericolosi. Crolla il ponte Morandi a Genova, tutti i ponti diventano pericolosi. Esonda un fiume, certo, tutti i fiumi sono pericolosi, se non si fa correttamente un certo tipo di, se non si capisce gli alberi. Qua è una frana a Genova, due morti a Nervi, questo è nel 20, ecco, tutti i massi, togliamo, che facciamo? Togliamo tutte le rocce dalle strade per evitare questo rischio. Guardiamo un po', quando siamo in casa percepiamo naturalmente di essere sicuri e al sicuro. Ebbene, secondo i dati forniti dal Dipartimento di Medicina del Lavoro, ogni anno circa 4,5 milioni di incidenti avvengono tra le pareti di casa, di cui 8.000 mortali. Sempre secondo queste ricerche, ogni anno emerge che il 5% della popolazione è vittima di un infortunio domestico, percentuale che raggiunge naturalmente il 7% delle donne, mentre scende al 3% per gli uomini. Confrontando il numero di morti per incidenti domestici con i quasi 2.500 morti per incidenti automobilistici, fonte Polizia Stradale, emerge che si muore più in casa che per la strada. Quindi la situazione di pericolo è una situazione che è molto da valutare, molto, molto, con molta più cognizione di causa. Cosa preoccupa
i cittadini, i politici, gli amministratori. Quest'albero è troppo alto. L'altezza. Perché noi vediamo, non ci piace vedere qualcosa che ci sovrasti. Noi siamo omocentrici. La nostra cultura è fatta di paure e di timori. Una pianta che viene troppo alta dice, ma una volta di fronte a un giardiniere del Modenese, il quale aveva tagliato, ridotto a metà una pianta, e gli chiesi, ma tu che sei un bravo giardiniere, cercando di elogiarlo, di condirgli un po' la pillola, ma dimmi un po', ma perché hai fatto questo intervento? E lui mi ha risposto, perché aveva troppo orgoglio, perché la pianta era troppo orgogliosa, cioè l'altezza spaventa, dimenticando, qua siamo in Tasmania, la foresta vergine di Eucalyptus regnans, la pianta più piccola è alta 83 metri, che in natura se qualcosa viene alto è costruito per diventare alto. Un albero non è stupido, un albero è un essere che ha un cervello e ragiona, non ha un cervello ma è come se avesse un cervello, e mette del legno per sostenere che cosa? L'inclinazione, le altezze. Guardate qua, qua sono all'interno di una cavità, la pianta completamente cava, decavità, e un'altra che una pianta cava, subito eliminata. Quante piante sono eliminate in relazione di tecnici nel nome della cavità? Dimenticando che una pianta tra le più resistenti è il bambù, che è cavo, se si può considerare una pianta. Addirittura esisteva un rapporto matematico che metteva in relazione le dimensioni della cavità con legno sano residuo, e al di sotto di un certa percentuale si decideva di abbattere, ovvero sia se il legno sano era il 30, se c'era una cavità del 70%, via in modo subito immediato la pianta. Quindi io chiedevo, ma se la cavità è 68, cosa facciamo? La mettiamo in piedi. E se è 71, la condanniamo? Dimenticando, io personalmente ho tenuto in piedi e sono tuttora in piedi piante come questa, che hanno come rapporto non lo 0,3, ma lo 0,003 di legno sano. Quindi noi vogliamo ridurre a un modello matematico la natura, cosa che in realtà non può essere. La natura non è matematica. Esiste la curva gaussiana. In natura 2 più 2 non fa mai 4. Può fare 3 e 98, 4 e 001. Ma la natura non è matematica. Qua voi vedete addirittura una mano che sporge da una cavità, che significa che sotto è tutto vuoto. Ecco, questo voi vedete è un Eucalyptus regnans in Tasmania. Cavo, io stavo per andare dentro per vedere cos'è che era, e mia moglie mi ha subito fermato, mi ha detto, tu sei matto, non entrare, ci sono i serpenti velenosi, i ragni, chissà cosa ti succede, chissà cosa c'era dentro, può essere vero. E allora ho introdotto il mio cellulare nella cavità e ho scattato una foto, e guardate cosa si vede: un tubo completamente vuoto, alto circa 84 metri, stabile, un mito da sfatare. È quindi che la cavità sia sintomo di pericolosità. La cavità esiste in quanto esiste una reazione da parte della pianta. Funghi, la presenza di funghi. Altro fatto che viene citato in tante relazioni che voi vedete. Io vi sto dando degli strumenti per iniziare a confutare quello che qualcuno potrebbe dire, per dire state sereni. Siate sereni anche in presenza di funghi, ganoderma, su questo faggio. La presenza di funghi, adesso noi vediamo l'inclinazione. L'inclinazione, qua siamo a Berlino. Qua siamo a Roma, un Pinus pinea mal potato, chiaramente, messo lì come un lecca lecca, ma inclinato questo pino
fa paesaggio assieme al monumento che c'è lì. Ma voi andate in natura, questo è un bosco in Danimarca, trovate una pianta che non sia inclinata. Tutte sono inclinate, tutte hanno una pendenza. Le piante mettono dei meccanismi atti a supportare l'inclinazione. Quando vi dicono la pianta è inclinata ed è pericolosa, balle. La pianta ha in sé dei meccanismi per resistere. Voi vedete, questa pianta qua, questa conifera, ha accumulato dalla parte della pendenza, vedete, queste striature marroni, più lignina per compensare l'inclinazione, un legno di sostegno. Quindi una conifera che pende mette legno di sostegno nella parte della pendenza, una latifoglia mette del legno più resistente nella parte avversa alla pendenza. In poche parole, si tira nella parte avversa. Le piante non sono stupide, le piante convivono con l'ambiente. Bisogna lanciare questo messaggio: quando una pianta cade è perché ha qualcosa che non va. E qualcosa che non va molte volte è il maggiore patogeno che è l'uomo. Il patogeno delle piante, dopo 40 anni di duro lavoro e professione in questo campo, devo dire che nel 90% delle piante che cadono sono pericolose, il patogeno reale è l'uomo o è quello che ha provocato l'uomo. Guardate qua queste situazioni, qua siamo nella civilissima, ordinatissima, copiatissima, invidiatissima Lugano, città per eccellenza per il verde. Eppure voi vedete cosa avviene anche qua. Spazio, cioè non dare costipamento. Guardate qua, potature. Ma per confutare questa potatura basterebbe che voi diceste all'assessore, ma qual è il reale nutrimento delle piante? Non è l'azoto e fosforo e potassio? Perché se io metto questi platani e do azoto e potassio in quantità ottimale, le metto al buio, la pianta muore, è la luce. Quindi quel cretino che ha tagliato in questo modo queste piante, di colpo ha sottratto il 30, il 40, il 50% della capacità fotosintetizzante alla pianta e quindi la capacità di alimentarsi per la pianta, punto e a capo. E questo lo capisce anche un bambino di 5 anni, questo piccolo ragionamento. Non è, molti invece non vogliono vedere questo per un motivo estetico, no? In realtà è un danno fisiologico. Oppure vedete, si fanno piste ciclabili nel nome della ecosostenibilità e si distruggono le piante. Eccole qua, le piante distrutte, tagliate, le radici da qua entreranno, si perderà in stabilità, ma da qua entreranno patogeni. Le piante, io seguo tanti casi di piante crollate e devo dire che la gran parte di questi casi di piante che crollano sono dovute ad interventi fatti nel sottosuolo nei decenni precedenti. Allora, oggi voi vedete che c'è una regola a Vancouver, l'Università di Vancouver, e alcune città lo stanno seguendo, del 330-300, che ogni cittadino dovrebbe avere diritto a vedere dalla propria finestra, aprendo la propria finestra, tre alberi. Che 30, che il 30% della superficie del proprio quartiere sia investita verde. 300, che vi sia un parco, un'area pubblica frequentabile nell'arco dei 300 metri della propria abitazione. Così facendo faremo un verde sostenibile. Noi invece stiamo andando in molte città nella direzione diversa. Ecco, siccome io sono stato un amministratore comunale con una carica importante, per 5 anni sono stati 15 anni della mia vita, io mi sono battuto perché all'interno, come all'interno di una città, una soluzione ci sia, c'è una commissione urbanistica. Ora, non è che un architetto si presenta un progetto di fare una casa viola o di fare una torre, viene matematicamente accettato per il semplice fatto di avere
un timbro professionale. Quando si decide di abbattere una pianta, ci deve essere una commissione garante del verde, formata da chi? Da tecnici indipendenti, due o tre, da cittadini, perché anche loro devono essere messi in condizione di capire i meccanismi che portano a certe decisioni e anche di influire, di associazioni ambientalisti, nonché da tecnici chiaramente del comune. E questo è un parere vincolante che deve essere fatto vincolante. Questa è una proposta che io sto portando avanti da anni, con costi quasi zero, perché voi vedete, qualsiasi perizia oggi è una perizia di parte. Se io sono chiamato da un comune e mi si dice fammi una perizia su questa pianta, è estremamente pericoloso, perché sono il perito del comune, non sono un perito indipendente. Io posso sbagliarmi, o posso avere interessi, o posso essere pilotato. Spiace dirlo, ma spesso avviene. Trovami la giustificazione per abbattere un albero. E voi capite che se io vado in un ospedale, entro oggi, entro sano ed esco malato, perché qualsiasi organismo vivente che abbia più di 40 anni in città, io trovo dei difetti. Le schede di rilevazione che voi vedete, VTA, e io sono colui che l'ha introdotto, ho contribuito a introdurlo in Italia, il VTA, sono schede di rilievo di difetti. Ora, se io ho il cuore che funziona poco, il mio medico ha il compito anche di dire ma tu hai i polmoni sani, il fegato è sano, vediamo cosa si può fare. Non dire, ah, trovo il difetto, abbatto la pianta. Alle piante bisogna sempre dare una possibilità e possibilmente su certi alberi una possibilità che deve essere collegiale. Quindi io concluderei dicendo che Ale Scheigo diceva che una città senza alberi è morta, una città con gli alberi invece è viva e bisogna fare di tutto per mantenerla viva. E il verde deve essere il più naturale possibile. I boschi verticali, ci credo quando vedrò i grattacieli orizzontali, solo in questo caso, naturalezza all'interno delle nostre città. Facciamo con i nostri alberi quello che la natura naturalmente fa e andiamo sempre a cercare i motivi per mantenere in piedi una pianta, perché una pianta ci ha messo 80, 50, 80, 60 anni per crescere. Cerchiamo di affrontare, di capovolgere l'occhio, l'ottica di approccio. Grazie a tutti voi, perché tutti questi comitati state facendo un vostro lavoro. E il vostro lavoro è lo stesso mio. Voi amate gli alberi, io amo gli alberi, non capisco perché non dobbiamo metterci assieme, perché il nostro fine è lo stesso. Parliamo solo molte volte dei linguaggi diversi. Grazie mille. Grazie. Grazie. Mi dai... Pronto? 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 Sì, pronto. Io ho disattivato adesso. Sì, sì. Pronto? Sì, vi sento, io vi sento. Pronto, mi sente? No, io vi sento, io vi sento, io vi sento, ma avrei finito, adesso cederei la parola, penso, al collega e amico. Amico Morelli. L'argomento da recitato è fortemente richiamato nella Pronto, professore, mi sente? Ok. L'argomento finale, quella della presenza dei cittadini nel momento in cui si prendono queste gravi decisioni,
sul destino degli alberi, la loro salute e così via, è ben rappresentata nel nostro regolamento. Purtroppo non viene applicato perché la gran parte delle proteste parte da un dato iniziale, cioè il comune non comunica ai cittadini gli interventi che intende eseguire. E questo è il minimo. E la ragione per la quale questi interventi devono essere eseguiti manca ancora di più. Proprio non esiste assolutamente, perché se si fanno accessi agli atti chiedendo se l'intervento era stato autorizzato o meno, intervento disposto dal pubblico, rispondono sì. Se ne chiede la ragione, neppure rispondono. Questa è la situazione attuale che noi dobbiamo fronteggiare. Però non perdiamo tempo, perché avremo modo poi di approfondire questi temi. Io introduco il nostro secondo esperto, che abbiamo già conosciuto a Roma, perché a Roma ci sono tantissimi pini, e lui è un esperto eccezionale sotto questo profilo, perché li ha investigati in ogni modo. Quindi introduco il dottor Giovanni Morelli, e anche lui parlerà di cura degli alberi dal suo punto d'osservazione. Prego. Bene, buongiorno, spero che mi sentiate. Credo doveroso iniziare il mio intervento con un ringraziamento a voi che vi siete resi disponibili a organizzare questo momento di incontro, e ovviamente anche a Daniele che mi ha preceduto e come di consueto ci ha lasciato una grande quantità di suggestioni. Vedete, io in questo momento vi sto parlando da una regione che è piegata dagli eventi meteo delle ultime settimane. Abbiamo avuto due alluvioni, purtroppo ci sono state delle vittime, oltre a danni incalcolabili, e tra le vittime dobbiamo certamente anche citare le decine di migliaia e forse milioni di alberi che moriranno a causa della sommersione indotta dallo straripamento dei fiumi. E vedete, io trovo forse oggi ancora più paradossale che in tante altre occasioni dovermi esprimere nella difesa degli alberi, perché se anche qualche volta gli alberi malauguratamente si rendono protagonisti in negativo dei fatti di cronaca, gli alberi rappresentano la soluzione alle drammatiche contingenze che stiamo vedendo, perché gli alberi sono certamente uno degli ausili migliori che noi abbiamo per la mitigazione degli eccessi climatici e per garantire una qualità di vita migliore all'interno delle nostre città. Ed è per questo che in qualche modo, dovendo affrontare il tema del pino in ambito urbano, io mi sento prima di tutto chiamato a rispondere alla domanda se sia effettivamente possibile convivere col pino, una specie, il pino domestico in particolare, una specie che negli ultimi anni è stata profondamente demonizzata fino ad arrivare ad essere iscritta nell'elenco delle specie sgradite in ambito urbano. E quindi io risponderei a questa domanda dicendo che non solo noi possiamo convivere con il pino domestico, ma noi dobbiamo assolutamente convivere con il pino domestico. Ad una condizione però: dobbiamo con questa specie, così come con tutti gli altri alberi, rinunciare definitivamente alle sirene della semplicità. Gli alberi sono esseri viventi complessi, evolutisi attraverso milioni di anni, perfettamente adattati alle condizioni nelle quali si trovano a crescere. Ed è per questo che noi dobbiamo interpretarne le esigenze e rifuggire appunto da tutti quei luoghi comuni che ancora oggi condizionano la gestione dell'albero in ambito urbano. Sfuggire ai luoghi comuni significa sfuggire a quelle credenze che, per il solo fatto di essere ripetute di bocca in bocca, oggi diventano delle verità assolute. I pini cadono perché hanno l'apparato radicale superficiale. Bene, sappiate che nel nostro continente gli alberi con gli apparati radicali più profondi sono i pini. I pini cadono perché sono intrinsecamente fragili. Ebbene, sappiate che sono specie che la natura ha progettato attraverso milioni di anni di evoluzione per crescere su ghiaioni montani,
per crescere su pendii incoerenti, in condizioni di carenza di acqua e di sostanza organica, e sono quindi preparati geneticamente a sopravvivere ad eventi meteorologici di particolare violenza in quelle circostanze durissime. I pini cadono perché non sono potati. Ebbene, sappiate che la chiave di volta della stabilità del pino è l'aerodinamicità della sua chioma, e quindi l'intangibilità della chioma del pino rappresenta il requisito primario per la sua stabilità. Certo, i pini impongono anche dei sacrifici con la loro presenza, danneggiano i manufatti, ma dietro c'è sempre una progettazione disattenta. Daniele Zanzi ha già richiamato al grave problema delle costrizioni arrecate agli apparati radicali. I pini hanno bisogno di spazio e quindi dobbiamo immaginare e reinventare la città in funzione degli alberi, ed è un tema che poi toccherò anche più avanti. E quindi in qualche modo piegarci definitivamente all'idea della complessità, e la complessità impone il dovere della gestione. Sì, certo, forse non tutti i pini possono essere mantenuti, perché appunto sono l'eredità di progettazioni oggi di fatto insostenibili, ma dobbiamo fare delle scelte, e la scelta non è mai la rinuncia integrale ad una specie semplicemente perché ci pone dei problemi. Perché in qualche modo questa sarebbe una resa, e noi invece la complessità la dobbiamo governare, perché da questa complessità dipende la nostra sopravvivenza futura. Ed è proprio la ruderalità del pino che ne fa un campione per la sopravvivenza in contesti tecnicamente ostili come quelli urbani. Quindi dobbiamo sfruttarli, perché ne abbiamo bisogno. E quindi dobbiamo certamente piegarci alla competenza, chiamare a consigliarci coloro che effettivamente sono in grado di agire nei confronti di questi alberi con le dovute tecniche e le dovute pratiche rispettose, partendo evidentemente anche dalla lavorazione del materiale vivaistico affinché ci venga consegnato nelle migliori condizioni possibili. Gli alberi devono essere piantati giovani, devono essere piantati con apparati radicali integri e devono essere messi in aiuole nelle quali il materiale inerte, la ghiaia, la sabbia, la roccia, quel tipo di terreno per il quale sono stati progettati, sia pronto ad accoglierne le radici. Certo, noi dobbiamo piantare i pini perché in qualche modo la loro presenza ci consente di migliorare le condizioni urbane. È una visione ancora una volta antropocentrica, ma ancora di più, accarezzando questa idea dell'importanza degli alberi per gli uomini, io vi direi che dobbiamo mantenere i pini soprattutto perché sono un elemento identitario. Sono un elemento attraverso il quale noi riconosciamo le strade delle nostre città, ci riconosciamo italiani o romani nel caso specifico, anche perché il nostro orizzonte è segnato dalla silhouette dei pini. Vedete, il pino domestico è una specie mediterranea, di fatto presente in maniera significativa solo nel nostro paese, al punto che all'estero viene chiamato pino italico, in una sorta di identità tra questa meraviglioso albero e la nostra cultura, il nostro essere italiani. E quindi noi dobbiamo piantare gli alberi non tanto perché siamo dei tecnici in grado di apprezzarne le performance meccaniche o perché siamo, come posso dire, delle persone attente ai mutamenti climatici e quindi in qualche modo usiamo gli alberi perché possono mitigare gli eccessi appunto del clima, ma piantiamo alberi perché gli alberi parlano ai nostri sentimenti. Gli alberi hanno alcune caratteristiche, alcune peculiarità, innanzitutto la sedentarietà. Un albero passa tutta la sua esistenza esattamente nello stesso luogo nel quale è nato o nel quale è stato piantato. E lo può fare per un tempo che ai nostri miseri anni umani sembrano un'eternità. Gli alberi di fatto sono per sempre e nella vita di un albero sono racchiuse decine di generazioni potenzialmente. Ed è per questo che gli alberi diventano realmente delle pietre d'inciampo. Raccolgono le piccole storie individuali, assumono un significato per ognuno di noi, ma sono anche collettori della grande storia. Sono testimoni, sono narratori,
sono simboli della nostra quotidianità. E vedete, in questo modo si fanno monumentali. L'albero monumentale è un fenomeno biologico, è solo un albero che tuttavia attraverso la convivenza con l'uomo, il rispetto reciproco, si fa monumentale. Quindi acquisisce un significato prettamente culturale. E cosa c'è di più forte e di più potente di un albero come il pino, che appunto ha questo appellativo di italico e quindi rimanda al nostro essere italiani. Questi sono gli alberi monumentali, e gli alberi monumentali impongono inevitabilmente rispetto. Lo impongono, ma lo ottengono spontaneamente, perché in qualche modo divengono degli specchi che ci restituiscono la nostra immagine. Tutti noi abbiamo una relazione emotiva con gli alberi, anche se io ne ho la certezza non siamo ricambiati, eppure ci viene riflesso ciò che noi diamo agli alberi, e quindi la chiave di volta è avere un atteggiamento mentale, culturale e sociale che ci faccia vedere in ogni albero un potenziale albero monumentale di oggi o di domani, attraverso la possibilità di sopravvivere alle attività che si svolgono nel suo intorno. Per fare questo noi dobbiamo cambiare paradigma nel confronto degli alberi. Dobbiamo cioè smettere di ragionare di alberi adatti per la città, incominciando a progettare città adatte agli alberi, proprio perché è irrinunciabile la presenza dell'albero al nostro fianco. Daniele ha già citato la regola del 330x300, non mi soffermerò ulteriormente, ma in qualche modo il paradigma della vivibilità dell'ambiente urbano declinato in termini di presenza arborea. Quindi in qualche modo noi dobbiamo solo adeguarci a qualcosa che gli altri hanno già fatto, e nel farlo dobbiamo spogliarci di ogni preconcetto. Vi racconto a questo proposito un piccolo aneddoto. Negli ultimi anni, nelle attività di impianto che in qualche modo stanno accompagnando anche la retorica dell'impianto di nuovi alberi in ambito urbano, milioni di alberi per ogni regione italiana, come se questo fosse sostenibile, chi fa il mio mestiere come arboricoltore si trova a confrontarsi con dei drammi reali quali la mancanza d'acqua, e senza acqua non ci possono essere alberi. E io mi trovavo proprio nei mesi scorsi a riflettere sul fatto che qualche decennio fa, quando facevo l'università da Emiliano, ciò che mi veniva insegnato era come allontanare l'acqua. Acqua ovunque in questo territorio così pianeggiante, argilloso, intriso di acqua e con una piovosità così elevata. Nel giro di alcuni decenni, che non sono nulla nei termini della storia di questo pianeta, e siamo passati all'estremo opposto, non abbiamo più acqua, e io mi sono trovato a fare dei nuovi impianti utilizzando delle soluzioni per la captazione dell'acqua atmosferica notturna che vengono utilizzate nel deserto del Negev per produrre orticole. Tutto questo è avvenuto nel volgere della vita professionale di una persona, quindi con tempi che nessun albero potrà fronteggiare attraverso gli strumenti dell'evoluzione. Noi dobbiamo farlo, ed è per questo che noi dobbiamo in qualche modo trovare nuove soluzioni. Qui lo dico, ma non solo avremo bisogno di alberi che crescano a costo quasi zero in termini di acqua, ma dovremmo ridurre le dimensioni dei nostri alberi all'atto dell'impianto. Dovremmo addirittura immaginare l'ipotesi di seminare alberi, perché i semi hanno la possibilità di sopravvivere alle contingenze più avverse e di permettere all'albero di affrancarsi spontaneamente. E dovremmo cominciare a ragionare di nuove specie che oggi crescono in contesti intertropicali e che potranno sopravvivere a ciò che la natura ci sta mettendo di fronte. E quindi di fronte a considerazioni di questo tipo perde ogni significato il principio generale dell'autoctonia. Io vivo in Emilia Romagna e qui c'è il frassino maggiore, ma se io piantassi dei frassini maggiori oggi non avrei nessuna certezza di riuscire a portarli a maturità, perché non so se avrò l'acqua per fare crescere un faggio. Ma di alberi ho bisogno, e quindi dovrò rivolgermi inevitabilmente ad altre specie.
E questo è ciò che la natura ha fatto sempre nei milioni di anni e che noi oggi siamo costretti a fare sulla base delle nostre tecnologie e delle nostre conoscenze, liberando la nostra mente da lacci e lacciuoli che oggi ci impediscono di agire in maniera appropriata. E vedete, attraverso questo percorso, noi dobbiamo, e mi leggo a quello che diceva Daniele poco prima, dobbiamo anche immaginare di cambiare i paradigmi della conservazione degli alberi. Sì, certo, alberi pericolosi devono essere abbattuti, ma molto spesso abbiamo abbattuto anche alberi perché li consideravamo incongrui al contesto di inserimento, li consideravamo potenzialmente lesivi per i manufatti o le attività. Bene, sappiate che abbattere un albero maturo oggi non ci mette di fronte a nessuna certezza di riuscire a sostituirlo. Quindi non è solo un problema di ricambio di servizi ecosistemici, che comunque è ancora un'infrastruttura antropocentrica, ma è proprio l'incapacità tecnica di far diventare adulto un nuovo albero oggi. Quindi dobbiamo guardare gli alberi che abbiamo con occhio diverso, come un patrimonio, quella banca che in qualche modo evocava Daniele prima, che dobbiamo preservare il più possibile. Oggi abbiamo tutti gli strumenti della tecnica per riuscire a farlo. Non è più un ostacolo di carattere operativo o professionale. Abbiamo bisogno di un nuovo atteggiamento etico. E chiuderei proprio con questo richiamo all'importanza dell'etica nella professionalità legata agli alberi e all'arboricoltura. Io sono un arboricoltore, mi occupo di alberi, quindi gli alberi sono al centro del mio interesse. Amo gli alberi e quindi ogni mio sforzo deve essere teso alla loro salvaguardia. Non esiste qualità professionale da parte di chi non ami profondamente l'oggetto del proprio lavoro. Un insegnante, un medico, un veterinario sono abili professionisti solo se spendono tutto loro stesso nella tutela di ciò che è l'oggetto del loro lavoro. E noi di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di professionisti che non siano più asserviti alle logiche della quotidianità, alle logiche dell'immediatezza che per gli alberi sono incomprensibili. Dobbiamo ragionare, sforzarci di ragionare come se fossimo alberi. E le città del futuro potranno essere ancora più accoglienti se noi sapremo accogliere gli alberi e stabilire con loro un patto di mutua assistenza. Cittadino, accolgo l'albero nel consesso urbanizzato e gli garantisco una vita dignitosa. E l'albero sano, in compenso, mi garantirà tutti quei servizi ecosistemici che sono fondamentali per la qualità della vita, della mia vita, e lasciatevelo dire da uno che in questo momento vi parla dall'Emilia Romagna, anche della mia sopravvivenza. Vi ringrazio. Io non sento nulla, spero che mi sentiate. Mi sente? Mi sente? Sì, adesso la sento. No, funziona anche questo, ok. No, abbiamo Spero che mi problemi. abbiate Il sentito microfono. chiaramente nel mio No, intervento. tutto è andato perfettamente, grazie. Perfetto. Grazie, grazie a voi. Noi le siamo molto grati. Speriamo che ci siano altre occasioni perché abbiamo bisogno del vostro sostegno nella nostra battaglia per la preservazione del nostro patrimonio così vantato ma così anche maltrattato e quindi il contributo non solo dell'esperienza ma anche direi soprattutto dell'idea progettuale che voi andate proponendo sulla base delle stesse esperienze perché il senso di direzione che prende o prenderà la nostra amministrazione vada nel premio dell'ambiente cittadino e non nella sua diciamo, consumazione progressiva. Che è quello che temiamo stia accadendo in questi anni. Grazie ancora e arrivederci alla prossima occasione.
arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Ciao Daniele. Bene. Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti. Lo streaming prosegue con l'intervento di una nostra amica carissima, nonché esperta naturalista, con una breve relazione che riguarda le reti ecologiche urbane, che è un qualcosa che ci contiene e che ha tanti aspetti che meritano di essere conosciuti e rivalutati. Allora, buongiorno a tutti, mi ha già presentato Giorgio e io oggi vorrei parlarvi di che cos'è una rete ecologica e in che modo si può strutturare una rete ecologica in un centro urbano di grandi dimensioni, densamente abitato come può essere Roma ad esempio. Prima di passare proprio all'argomento principale vorrei darvi alcuni dati che sono poi importanti, vedremo perché. L'80% della popolazione nazionale vive in centri urbani e da dati Istat risulta che c'è stato un incremento pari all'8,7% di aree urbanizzate negli ultimi anni. Tra l'altro un altro incremento notevole è dovuto al fatto di questa dispersione urbana, ossia questo fenomeno che comporta l'urbanizzazione al di fuori, diciamo, del nucleo centrale della città, a discapito di aree agricole, aree naturali, in maniera abbastanza disordinata e poco controllata. Città come Napoli, Torino, Milano, Roma hanno praticamente il 20% della popolazione nazionale. Cosa significano questi dati? Che noi viviamo praticamente quasi tutti in centri fortemente urbanizzati, in città. Questo cosa comporta? Vediamo un po' se funziona il telecomando, altrimenti me lo mandate avanti voi. Questo cosa comporta? Che vivere in ambiente fortemente antropizzato, c'è un condizionamento negativo del benessere sia per il singolo cittadino sia per l'intera comunità. Addirittura si perde la connessione emotiva col mondo naturale, che è una cosa importantissima. Una visione ideale della città dovrebbe garantire una qualità della vita molto elevata. Perché questo avvenga ci devono essere chiaramente i servizi essenziali. Però fra i servizi essenziali va considerato il verde, cosa che spesso e volentieri questo non accade. Quindi cosa bisogna fare per mantenere questo servizio essenziale? Non soltanto promuovere nuove aree verdi, ma proteggere, ripristinare gli ecosistemi esistenti, sia gli habitat naturali che gli habitat seminaturali o quelli di impianto artificiale, come possono essere il verde urbano diffuso nei quartieri cittadini. Dal punto di vista ecologico, cosa succede quando l'urbanizzazione è così elevata, quando c'è un valore così, diciamo, elevato di densità urbana che diminuisce la biodiversità? Questo a discapito soprattutto delle specie autoctone, sia dal punto di vista vegetale che dal punto di vista animale. Andate avanti perché questo non mi funziona. Ok. Quindi è necessaria una strategia per favorire la biodiversità e per un uso sempre più idoneo delle risorse. Allo scopo di che cosa? Di contrastare l'aumento delle emissioni nell'atmosfera, l'uso improprio delle risorse idriche, la perdita di terreni agricoli, il consumo di suolo naturale, riduzione della disponibilità di habitat naturali, frammentazione degli ecosistemi, diffusione di specie aliene ed invasive. Tutti i fattori che adesso risultano veramente alla luce di quello che è successo questi giorni e di quello che è successo in anni passati, veramente importante. Cosa bisogna fare? Bisogna quindi promuovere aree verdi, avere nuove aree verdi.
consentire di proteggere quelle che esistono, ma soprattutto metterle in rete. Cosa significa metterle in rete? Che cos'è una rete ecologica? Una rete ecologica è una connessione dinamica di componenti, ossia una connessione fra elementi importanti dal punto di vista naturale, come possono essere i parchi, le riserve, habitat semispontanei come possono, o seminaturali come possono essere alcune ville storiche, habitat di impianto artificiale come possono essere appunto i giardini, i viali alberati e così via, metterli in connessione fra di loro, in connessione con i corsi d'acqua che sarebbero i corridoi principali di questa rete, con la campagna e il centro urbano. La presenza di spazi verdi, come dicevamo, devono avere la possibilità di sviluppare dei punti di connessione, cioè di trasporto, di diffusione sia delle specie animali che delle specie vegetali, in modo tale che la biodiversità possa mantenersi e soprattutto l'equilibrio ecosistemico sia ottimale. La costruzione di una rete ecologica riduce, permette la riduzione della frammentazione ambientale. La frammentazione ambientale è considerata una delle principali minacce per la biodiversità. Che cosa procura la frammentazione? Altra il microclima delle unità relitte, ossia delle unità degli habitat naturali o seminaturali presenti, subiscono un'alterazione del clima perché non hanno una connessione con il resto. C'è una modificazione del ciclo delle acque, una modifica del rapporto fra aree interne, cioè fra gli habitat naturali e tutto ciò che si trova all'esterno, nell'area ecotonale. Un rischio di estinzione anche di alcune specie, perché non trovano più una superficie adeguata a disposizione per riprodursi. Una rete ecologica urbana cosa deve fare? Deve individuare innanzitutto tutte le caratteristiche locali, e soprattutto tutte le potenzialità del territorio e stabilire delle strategie per poter essere attuata. Ora, una rete locale come è una rete ecologica urbana deve appoggiarsi necessariamente ad una rete territorialmente più estesa come quella provinciale e quella regionale per fare in modo che dal punto di vista ecologico ci sia un pieno funzionamento. Questo è uno schema di come può essere, di come deve essere, com'è realizzata una rete ecologica. Come vedete ci sono quei palletti interni verdi, sono chiamati nodi oppure core areas, che sono le componenti principali della rete, che sono rappresentate dagli habitat naturali con presenza di specie spontanee e spesso e volentieri anche con caratteristiche conservazionistiche. Queste aree devono essere necessariamente collegate fra loro dei corridoi, delle connessioni per poter funzionare dal punto di vista ecologico pienamente. Queste connessioni da cosa sono rappresentate? Possono essere rappresentate da elementi naturali, che possono essere i corsi d'acqua e la vegetazione associata, oppure possono essere dei corridoi di origine antropica, ad esempio fasce vegetazionali create dall'uomo, come ad esempio i filari arborei all'interno del centro cittadino. Un altro elemento della rete ecologica sono quelli che vengono chiamati stepping stone, che sono praticamente delle aree puntuali che si trovano fra nodi, fra aree ecologicamente più importanti, che hanno un'importanza però notevole proprio per la dispersione delle specie, per lo spostamento delle specie, perché sono un po' come delle pietre in un guado, nel senso che consentono uno spostamento in modo tale che possano raggiungere le aree di maggiore interesse. Qui vabbè, ho elencato cosa significano, quali sono diciamo, la definizione di queste aree principali, quindi sono aree a massima naturalità e biodiversità che possono essere primarie o secondarie, però non dipendono tanto dalle caratteristiche ecologiche quanto dall'estensione territoriale. Le connessioni, ossia i corridoi, possono essere regionali, sovraregionali, subregionali o locali, a seconda chiaramente della distribuzione nel territorio. I corridoi, come dicevo prima, possono essere naturali, ad esempio i corsi d'acqua oppure quelli di origine antropica, e una cosa importante, esistono anche dei corridoi di disturbo. Cosa sono i corridoi di disturbo? Sono i corridoi di origine antropica, cioè sono tutte quelle
quelle infrastrutture lineari che interrompono la continuità ambientale. Cosa succede? L'impatto quando si interrompe una continuità ambientale è notevole, perché praticamente impedisci alle specie, sia animali che vegetali, di passare da un lato all'altro di questa infrastruttura. Ora, dentro la città questo è un pochino più difficile, ma man mano che ci spostiamo nella campagna questa cosa si vede in maniera molto più accentuata. Quindi per risolvere questo problema cosa si fa quando c'è questo impatto ambientale così evidente e notevole? Si devono creare sottopassi per la fauna in modo tale che ci possa essere una continuità di passaggio, oppure delle formazioni vegetali che consentono uno sviluppo lineare lungo queste infrastrutture che permettono comunque una diffusione delle specie vegetali. Le aree tampone, lo stepping stone, abbiamo già detto che cosa sono, le aree tampone invece sono quelle aree che circondano questi elementi, queste componenti principali che sono appunto i nodi o core areas, come abbiamo detto prima, che si chiamano, che praticamente consentono un filtro rispetto a quelle in cui sono disperse. Questa matrice può essere una matrice urbana o una matrice agricola, ad esempio. Allora, arriviamo finalmente a Roma. La rete ecologica di Roma si poggia chiaramente sulla rete provinciale e sulla rete regionale. All'interno della città di Roma, del territorio, della provincia anche, noi possiamo individuare molte core areas, cioè molti nodi, molte aree di grande interesse dal punto di vista naturalistico, vegetazionale e faunistico, che sono le riserve e i parchi naturali. Alcune sono riserve statali, altre sono parchi regionali, altre ancora sono parchi regionali dell'ente Roma Natura, che come vedete circondano il perimetro del raccordo anulare, ma entrano anche dentro la città, portando grandissimi benefici a livello ecologico. Questa è una divisione della nostra città, dei vari municipi, e si vede in trasparenza come questi vari municipi presentano parzialmente o totalmente, sono occupate da aree di interesse. Forse soltanto il sesto municipio, questo qui sulla destra, ha poche aree di grande interesse dal punto di vista naturalistico. Questo è uno zoom, dentro il raccordo anulare. Vedete quante aree verdi sono presenti. Roma, sotto questo punto di vista, è veramente favorita. Noi col fatto che abbiamo tutti questi parchi naturali, tutti questi parchi regionali, enti di statali e tutte queste ville storiche, abbiamo veramente una quantità di verde notevole. Tutto questo va messo in rete, però. Queste sono le aree di Roma Natura. Tutto questo va messo in rete. Io ho tracciato delle linee virtuali di collegamento fra tutte queste aree di grande interesse naturalistico, quindi i nodi della rete, che come vedete si concentrano. Si concentrano, vedete, idealmente nel centro della città. Adesso passiamo, a vedere dei particolari. Questa è l'area, parte dell'area della zona Flaminio, vedete lo stadio, individuate. C'è il corridoio principale della rete costituito da fiume Tevere. Abbiamo degli elementi molto importanti che sono il parco dell'Insugherata, che si trova, questo c'ha una luce, comunque quello in alto sulla sinistra. Poi abbiamo il parco di Montemario sullo stadio, il parco del Pineto sempre sulla sinistra, e poi possiamo individuare tre ville storiche, Villa Ada, Villa Borghese e Villa Glori. Quindi è una zona veramente ricchissima di vegetazione. Vediamo in che modo è stata strutturata la rete. Questo è un estratto cartografico del piano regolatore di Roma, perché bisogna dire che il piano regolatore di Roma è l'ultimo piano regolatore di Roma, ormai l'ho datato, insomma, che è ancora attuale. È stata fatta un'ipotesi di strutturazione della rete ecologica. Tutte queste linee verdi che voi vedete sono dei tentativi di connessione alle aree di maggiore interesse, quelle che noi abbiamo chiamato nodi. Queste linee verdi sono rappresentate da filari arborei. Come vedete ci sono alcuni punti dove i filari arborei hanno una superficie molto più abbondante, coprono una superficie molto più abbondante. In altri casi un po' si perdono, come vedete nella parte più distale dell'immagine a sinistra, si perdono in una struttura umana senza entrare in connessione diretta con aree di grosso interesse, ma avvicinandosi alla matrice agricola. Qui è un particolare. Vediamo più da vicino come è strutturata questa rete.
Vedete che fra il parco di Villada e Villa Borghese ci sono delle pochissime filari che possono creare, diciamo, questa connessione in rete, e così anche verso il Tevere. Questa invece è Villa Pamfili. Guardate la rete come invece è strutturata in questo caso. Anche qui è molto molto bassa. Ci sono pochissime linee di congiunzione, vedete, con il parco di Villa Pamfili, soltanto questo filare, e sopra praticamente un altro filare e pochi altri che si collegano al Tevere. In una visione un pochino più ampia vediamo come in realtà questa connessione col parco di Villa Pamfili, man mano che ci si allontana, si disperde, non c'è più. Questa invece è un'altra zona di Roma, man mano ci stiamo, diciamo, allontanando dalle aree con maggiore interesse dal punto di vista ambientale. Qui praticamente stiamo a Piazza Bologna, vedete, questa è la ferrovia alla Tiburtina, e qui vedete che un'area altamente e intensamente edificata. Vediamo in che modo la rete è stata strutturata. Rispetto a Villada ci sono, diciamo, delle linee di connessione con la Nomentana, quindi con le ville, le storie che si trovano lungo la Nomentana. Però una volta superato questa barriera, diciamo, questa infrastruttura della Nomentana, vediamo che man mano che ci si avvicina a Piazza Bologna in realtà non ci sono connessioni dirette col parco di Villada, ma ci sono altre diciamo, linee identificate che in realtà non si sa bene dove finiscono, perché finiscono sulla stazione Tiburtina, quindi francamente non hanno, diciamo, una valenza ecologica così, così evidente. Quest'altra parte della diapositiva, come potete vedere sulla destra, addirittura ne è sprovvista. Qui invece siamo Piazza Re di Roma, quella appunto centrale, anche qui un'area altamente edificata con pochissime aree attorno vicine, però attenzione, noi abbiamo il parco della Caffarella che è abbastanza vicino, e l'inizio del parco della Pia Antica. Vediamo in che modo è strutturata qui la rete. Anche qui purtroppo bisogna dire che è molto, molto povera. La Piazza delle Roma e tutta quest'area circostante, ci sono pochissime linee di connessione, pochissime corridoi di connessione con queste aree naturalisticamente importanti, che sono appunto nel nostro caso, appunto, come dicevamo prima, i nodi della rete. Allora, queste sono, vabbè, da dove ho tratto le immagini. Che cosa ne desumiamo da tutto questo? Che in realtà Roma ha una valenza dal punto di vista ambientale notevolissima. Però dal punto di vista di strutturazione della rete, nonostante ci siano tentativi di strutturazione a livello sia comunale, chiaramente, sia indicazioni a livello provinciale, a livello regionale, molto importanti, ci sono ancora dei tratti di Roma, delle aree di Roma che sono depotenziate. Quindi come si può fare? Bisogna aumentare la superficie a verde, non soltanto come aree dal punto di vista, diciamo, distribuito aree per l'appunto, ma anche dal punto di vista lineare. Quindi devono aumentare la percentuale di filari arborei, di siepi, laddove non è possibile mettere i filari arborei perché le strade sono molto strette, quindi si può anche utilizzare gli arbusti in questo senso per facilitare la connessione. Perché questo è importantissimo dal punto di vista ecologico. Cioè un sistema ambientale anche importante come quello di Roma, urbano e periurbano, se non è connesso con la rete non ha una piena funzionalità ecologica. Vi voglio leggere adesso un attimo quello che diceva un grande ecologo del secolo scorso, Odum, che diceva che nelle aree metropolitane deve essere garantita un'articolazione equilibrata tra le aree a diversa destinazione d'uso, affinché lo scambio di relazioni tra viventi e il suolo possa continuare a persistere. Questa organizzazione del territorio consegue così anche l'obiettivo di mantenere l'equilibrio idraulico, ad esempio per contenere le piene, e la qualità del paesaggio, in altre parole assicurare una buona qualità della vita per tutti. Quindi questo, diciamo, che lo prendiamo come un precetto che speriamo che anche le nostre amministrazioni ne tengano conto. Grazie a voi. Uno dei motivi di contestazione del progetto dello stadio della Roma riguarda proprio la rete ecologica. A parte il progetto di ridurre le aree verdi così come erano state preordinate, e quindi con la sparizione di aree, di superfici, a questo proposito, vengono considerate nel novero degli spazi verdi anche dei fazzoletti sparsi attorno allo stadio, che non hanno le caratteristiche che Paola illustrava, e quindi il motivo della contestazione riguarda anche questo specifico aspetto.
Adesso cerchiamo di, devo dire solo due cose, completando il discorso continuamente interrotto in precedenza, per quanto riguarda il rapporto che noi intendiamo instaurare con la nostra amministrazione del verde. Il principio, diciamo che il criterio con cui noi pensiamo di metterci in relazione con la nostra amministrazione è esattamente lo stesso. Che avevamo attuato con la realizzazione del regolamento del verde. Abbiamo discusso animatamente, in qualche caso anche un po' litigato, però alla fine siamo riusciti a produrre un documento che con il nostro vademecum qui cerchiamo di far conoscere e spargere orizzontale. Hanno combinato quello che prima era separato, giustamente perché il processo è unico, chi si occupa della cosa sa che si interviene sull'albero, ma è necessario vedere anche quello che sta sotto all'albero e tra un albero e l'altro e così via. E poi ci sono le siepi, gli arbusti e quant'altro. Quindi va bene. In più c'è scritto che si vuol curare il verde, il tutto con 90 milioni sparsi in un triennio, quindi 30 milioni l'anno. Sono andato a controllare cosa prevedevano i vecchi bandi, quelli in attuale esecuzione, la stessa cifra,
la stessa cifra. Che significa questo? Significa che, tenendo conto che 4 anni fa i prezzi erano ben diversi, abbiamo avuto un incremento mediamente del 15%, significa che addirittura adesso si sta stanziando di meno con il proposito di fare di più. Ebbene, questa storia, questa narrazione, come la frase tipica, che viene raccontata, non corrisponde alle necessità della città. Roma ha verde per sopra 4.000 ettari complessivamente. Allora, ogni metro quadro di verde urbano, quanto riceve con uno stanziamento di questo genere? Meno di un euro. A Parigi destinano 3 euro per il loro verde, che non ha certamente paragoni con quello di Roma. Allora, l'ordine di grandezza è completamente diverso soltanto per quanto riguarda i fondi. Poi tutto questo deve essere amministrato con una struttura che non si è minimamente adeguata alle necessità della città. Io intervenni a quella presentazione dicendo che il servizio giardini, il Dipartimento Tutela Ambientale, si deve adeguatamente dotare della struttura necessaria per dare applicazione al regolamento del verde, reale applicazione al regolamento del verde. Di che cosa ha bisogno Roma? Al minimo ha bisogno di 50 funzionari, Giorgio, 2 per ogni municipio. Scusami se ti interrompo, quello che tu stai dicendo è perfettamente in linea con, diciamo, con la parte dell'esposizione delle proposte che dovremmo fare. Sì. Perché siccome siamo già sforati di un'ora, sì, allora io proporrei di continuare il discorso che stai facendo, però lo facciamo insieme, invitando anche alcuni rappresentanti di associazioni che volevano confrontarsi, certo, fa parte su questa del programma. Cosa, se sì, no sforiamo troppo. Ok, okay, quindi ma io giusto chiamerei... per chiudere il quadro, sì, per completare il quadro, e questo è fondamentale perché poi le cose non vengono fatte o non vengono controllate e quindi ci sono degli interventi completamente dissennati oppure semplicemente non sono controllati e quindi ne vediamo le conseguenze. Allora diamo immediatamente inizio, scusate. Cristiana, puoi venire qua per favore, anche Paola. Ok, diamo inizio agli interventi di chi si è prenotato. Prego di essere brevi, non così come abbiamo fatto noi. Allora, il primo intervento è di Italia Nostra, ho capito bene? Presentare un sistema informativo territoriale, è questo l'argomento o è cambiato nel... Presentare, sì, dobbiamo ovviamente confrontarci su questo discorso, okay, generale. Non è Alessandro Urbani, devo capire. Sì, però c'è... Sì, Alessandro Cremona Urbani, che fa parte con me di Italia Nostra, presenterà il suo web service, anche app, è uno strumento molto molto utile, che veramente può cambiare le cose e che può essere utilizzato da tutti, e lo presenterà il pomeriggio nei tavoli operativi. Se intanto do ovviamente la parola ai moderatori del tavolo per la manifestazione. Io sono qui per Italia Nostra a dire che aderiamo alla manifestazione, come giustamente chiesto durante questa assemblea, e volevo assolutamente poi fare delle puntualizzazioni su quello che è stata la nostra esperienza sul campo maturata in questi mesi nei confronti con le istituzioni, con le amministrazioni, con le associazioni e con i singoli. Quindi sono emerse delle cose che assolutamente vanno puntualizzate e che credo siano utili al dibattito. In tutto questo parlo anche a nome del Comitato Villa Glori. Grazie Jacopa. Volevo intanto ringraziare comunque da parte di tutti noi Paola per aver fatto questa veramente notevole relazione. Grazie Paola, ne faremo tesoro e la vedremo anche pubblicata, e quindi ti offriamo anche noi un bellissimo calendario degli alberi monumentali. Grazie.
da parte di Rami, di Respiro Verde, di CEN, di tutti noi, di coordinamento regolamento, salviamo il paesaggio, carte in regola. 30 anni fa hanno fatto il censimento degli alberi monumentali della provincia di Roma, però come al solito sono cose che poi si disperdono nel vento. Però per fortuna è arrivato Rami che ne ha censiti 15.000 a fronte dei 4.000 dello Stato, quindi siamo avanti come associazioni. Io passo la parola un momento a Massimo Livadiotti. Allora, questa fase qui la chiamiamo appunto esperienze e proposte da parte delle associazioni, ma io inviterei tutti quelli che magari fanno parte di un comitato, un'associazione, a prendere un posto qui, una postazione e parlare un pochino delle proprie esperienze, sempre considerando che oggi noi siamo qui perché l'obiettivo non è tanto confrontarci su tematiche che abbiamo sentito anche con i grandi esperti che ci hanno illuminato ovviamente con le loro bellissime frasi e i bellissimi interventi che riusciti a fare con l'amministrazione. Io stesso ho parlato un giorno con l'assessore Alfonsi in cui gli ho manifestato il disagio di tantissime associazioni e cittadini che ci segnalano ogni giorno interventi assolutamente inspiegabili nei confronti del patrimonio arboreo, dei viali alberati, delle ville, anche delle ville storiche. La risposta è stata: abbiamo deciso di far accompagnare ogni ditta che fa in un